Tutto fatto con le ceramiche più resistenti. Hanno chiuso la strada ed è l'unica via che porta da qui alla Zanna. Sembra che al momento Lord Kukka non accetti alcun visitatore. Dobbiamo superare quel cancello. Non dici con la forza, mi auguro. Abbiamo già attirato abbastanza attenzioni indesiderate. Allora con l'inganno. Forse la lepre del deserto potrà aiutarci. Rusena Dalimil, la donna del mistero. Ma come facciamo a trovarla? Di lei non sappiamo altro che il nome. E il fatto che lavorava con Sid. Tutti i collaboratori di Sid erano persone influenti. I membri più ricchi e di successo delle loro comunità. Immagino valga anche per Rusena Dalimil. Di certo questo restringe il campo delle nostre ricerche. Dobbiamo solamente scoprire chi è al comando in questa città. È proprio quello che intendo fare. A quanto pare non torneremo molto presto a Zanna. Accendila in nome di Gilbard! Sei un portatore, no? Posso darvi una mano, viandanti? Lasciaci, penso io. Salve, buon uomo. Rappresentiamo una delle casate commerciali più importanti e più antiche di Porto Isolde. Vorremmo espandere i nostri affari nella regione e ci piacerebbe fare conoscenza dei maggiori imprenditori di Dalimil, se solo sapessimo dove trovarli. Beh, siamo noti per le nostre terme, i mercati e le fucine. Immagino che potreste iniziare le vostre ricerche da uno di questi luoghi. Molte grazie, sei stato gentilissimo. Non conosci una signora di nome Rusena Dalimil, per caso? No, temo proprio di no. Beh, grazie comunque. Che vuoi? Vedi che ho da fare? Sarò rapido. Sto cercando qualcuno. Una donna che si chiama Rusena Dalimil. La conosci? Mai sentita. C'è altro? Altra domanda. Per trovare il mercante più ricco in città, dove mi consiglieresti di cercare? Beh, facile. Al bacio dell'Erica. La miglior fucina da questo lato dello stretto. Il proprietario è giovane, ma ha già le idee ben chiare. Il bacio dell'Erica. Grazie. Dubito che il giovane Virgulto sia la persona che cerchiamo. Il contatto di Sid dovrebbe essere qualcuno di influente. L'influenza arriva solo con l'età e con l'esperienza. È così, credimi. Accendila in nome di Gilbert! A quanto pare non torneremo molto presto. Mamma, voglio giocare con il cristallo. Posso aiutarti? Oh, sì! Sto cercando una donna che si chiama Rusena Dalimil. Un pilastro della vostra comunità da tempo, credo. Di sicuro nel ramo del commercio. Dovresti chiedere a Ferda. Vive qui da anni. Conosce la città e i suoi abitanti come le proprie tasche. E ha contatti con tutte le vecchie famiglie mercantili. Prova alle terme. Solitamente lo puoi trovare lì. Beh, grazie infinite! Bene, sembra proprio che abbiamo il nostro uomo. Sì, forse. Andiamo a scoprire cosa sa di preciso questo Ferda. Incensi profumati! Candele di cera! Perdonami, sei tu Ferda? Esatto. Posso aiutarvi, viandanti? Lo spero. Dicono che vivi qui da parecchio tempo. Conosci Rusena Dalimil?
Forse è una mercante di una certa fama. E quali affari vi portano in cerca della lepre del deserto? Era una mia amica fidata. Spero che possa ancora aiutarmi. Molto bene. Andate al bordello. Le dirò che state arrivando. Credi che possiamo fidarci di lui? Io direi non più di quanto lui si fida di noi. Ecco quelli che ficcano il naso in giro. Cosa, prego? Non fare il finto tonto. Se ficcate il naso dove non dovreste, finirete per perderlo. Per chi lavorate? Per lui o per lei? Per lui. Il capo. Voleva mettervi alla prova. Beh, non la chiamerei esattamente una prova. Lord Ferda. Ma guarda un po' chi si rivede. La tua abilità con la spada è rara, mio signore. Un talento utile per un fuorilegge. Quindi sai chi sono? Che succede ora? Chiamerai gli uomini della roccia per la taglia? La decisione non spetta a me. Qui abbiamo finito. Portatelo dalla sua preziosa Rusena. La signora sarà ben felice di fare la sua conoscenza. Sì, signore. A incrocio del piacere. A incrocio del piacere. Soffice come se fosse sera. Le erbe e le spezie più I miei tappeti di... Il posto è questo. La forgia di Lubor. Il bacio dell'Erica. Ah, e così era il giovane Virgulto, alla fine. Quindi Rusena Dalimil non era una donna d'esperienza. Mi sono sbagliato di grosso. Chiunque si sarebbe sbagliato, zio. E poi lei e Sid non si saranno visti per anni. Scusa, lui. Chiunque sia questo Lubor, è chiaramente un uomo facoltoso. E merita il nostro rispetto. Vedete di portarglielo. Lubor, Lord Ferda mi ha detto di portarli da te. I ragazzi mi hanno detto che sei alla ricerca di un aiuto. Sid II. Non perdiamo tempo. Devo oltrepassare il cancello sud. (Ride)
Dimmi, quale ritieni che sia la risorsa più preziosa di un mercante? Ma la fiducia! Lo sanno anche le pietre! Senza fiducia non avrai niente. E niente è esattamente quello che hai tu. Di conseguenza io per te non ho niente. Solitamente non aiuto tutti i cuccioli smarriti che gironzolano per strada. Sono un uomo impegnato, come puoi vedere. Lasciamo questo giullare alla sua farsa. Prego, fate pure. Cercate qualcun altro che sia disposto ad aiutarvi. Ma assicuratevi di dire che voi due non siete i viandanti della locanda cercati dalle guardie. Non sia mai che saltino a conclusioni affrettate, eh? Infame. Allora, come conquistiamo la tua fiducia? Questo qui mi piace. Pronto a fare tutto quello che serve per ottenere ciò che vuole. Quelli come te occupano un posto molto speciale nel mio cuore. Perché, chiedi tu? Perché mi portano ciò che io desidero ogni volta. D'accordo. Quindi, che cosa vuoi? Non dirmi che vuoi dar retta a questo buffone borioso! Ormai tanto vale ascoltarlo. È normale che un alleato di Sid voglia assicurazioni da due sconosciuti. Sempre che sia un alleato, ovviamente. 5 anni fa era ancora un ragazzo. E anche allora avevo più buon senso di un uomo di... ben 5 volte la mia età? Ma smettiamola con i convenevoli. Parlavamo di quello che voglio. Voglio che tu metta fine ai problemi a Dalimil. Torna da me quando avrai fatto e avrai il mio aiuto. Fino ad allora, buona giornata. Di quali problemi parli? Se vuoi darci degli ordini, cerca di essere chiaro. Accidenti! Calmati, Barba Grigia. Si prendono più libellule con il miele che con l'aceto. Come mi hai chiamato? Le mie umili scuse. In cambio vi dirò una parolina magica. Seguite i cristalli. Oh no, ne ho dette 3. Ah, vi ho reso la cosa troppo semplice. Sarà una passeggiata. Risolvere l'enigma sarà come trattare con lui. Un gioco da ragazzi. Su, forza, dividiamoci, Clive. Vorrei non prolungare questo giochetto per più tempo del dovuto. D'accordo. Buona fortuna, zio. Pensavo che fossimo gli unici a causare problemi ad Alimir. Scusami. È vero che ci sono stati problemi con i cristalli? L'hai saputo, eh? Solo voci. Maledetti ladri. Rubare cristalli destinati a riempire i nostri otri e le nostre stufe. Ultimamente la gente comune deve condividere quei pochi frammenti rimasti. E non si riescono a trovare neanche sul mercato nero. Chi li sta rubando se li tiene per sé. Hai un momento? Dipende per cosa. Una domanda. Dalimil sembra prosperare rispetto agli altri villaggi che ho incontrato. Qual è il motivo? Beh, innanzitutto siamo a 2 passi da Zana di Drago. Ai soldati a guardia del cristallo madre serve un posto per spendere i loro sudati ghil. Gli uomini della roccia spendono i loro soldi senza freni. Ma davvero? Beh, grazie. Non voglio rubarti altro tempo.
carne! Appena grigliata! Non crederai a quanto mi ha pagato. Che ti serve, soldato? Che ti lucidi lo spadone? Io non sono un soldato. Allora sparisci. Lavoro soltanto con gli uomini della roccia. Vuoi dire che hai un accordo con loro? Che idiozia. So solo come ottenere quello che voglio. Sai, non vorrei farmi trovare con un pezzente quando vengono a svuotare le loro ricche tasche. Senti, lasciami in pace, d'accordo? Mi spaventi i clienti. Inizio ad avere una mezza idea di cosa sta succedendo. Chissà se zio Byron ha scoperto qualcosa. Forse sarà tornato alla locanda. E i tappeti decorano persino casa. Cos'erano tutti quei rumori e quei colpi di prima? Ah, sei tu, quello che ha sfasciato tutti i nostri mobili. Che cosa vuoi? Non hai già causato abbastanza danni? Sto cercando il mio amico. L'hai visto? Il gentiluomo che era con te? Sì, è di sopra, ma... Grazie. Vado a parlargli. Credete che possa bastare come anticipo? Per le sabbie. Ma questa è una perla nera. Uno dei numerosi tesori della mia collezione. Collezione che sarei felice di condividere, se solamente doveste invogliarmi a farlo. Bene. Credo che potremo trovare un accordo. Però non qui. Che stai facendo, zio? Spieghi perché fai dei regali agli uomini di Cucca. Esche, ragazzo mio. Senza non puoi catturare le tue prede. E forse abbiamo trovato una preda bella grossa. Ho iniziato andando a chiedere al mercato dove potevo acquistare dei cristalli. Ovviamente niente da fare. È severamente proibito commerciarli. Ma la mia così inusuale indiscrezione ha attirato l'attenzione di quei furfanti in uniforme che hai visto. Mi hanno preso da parte dicendo che mi avrebbero procurato i cristalli sempre che io dimostrassi di avere i soldi. E la perla serviva a provarlo. Pensavo volessero di più. Quella perla di second'ordine vale soltanto 500.000 gil. Un piccolo prezzo per poter contattare la malavita. Ma ora basta parlare del mio piccolo sotterfugio. Tu che cosa hai scoperto? Che ultimamente i cristalli stanno scarseggiando. Qualcuno pensa che li stiano rubando. E nel frattempo i membri della guardia privata di Cucca sembrano pieni di soldi. Scommetto che i soldati con cui parlavi stanno rubando i cristalli destinati a qualcun altro. E si intascano i profitti. E lo scommetto anch'io. Lo scopriremo. Al tuo appuntamento. E porremo fine ai problemi di cui parlava Lubor. Quel damerino pensava che sarebbe stato difficile. Come volevasi dimostrare, non si deve mai sottovalutare un Roosevelt. Molto presto gli leveremo quel suo sorrisetto idiota. Ho un appuntamento con i soldati in un angolo isolato del Velcroy, lontano da occhi indiscreti. Il luogo ideale per un po' di sano doppio gioco. Spero di poter contare sul tuo supporto, se dovesse andare male. Che fra io. Ma certo. Devo bere. Cazzo di uomini della roccia. Accendila in nome di Gilbert! Basta guardare i dettagli! Che... Thank you.
1000 gil per un misero mazzo. Piatti a Tagami! Torneranno presto. Voglio un vestito. Annusatele, signore! I tessuti migliori! Novità dalla capitale. Lascia che ci pensi io. Iniziavo a temere che non saresti venuto, mio signore. Hai portato il tuo contributo. Tutto l'argento e le pietre che sono riuscito a racimolare in così poco tempo. Hai portato tutti i 500 talenti. Era il prezzo che avevamo pattuito, dico bene? Se non ci sono obiezioni, adesso vorrei vedere il cristallo. Ma certo. Da questa parte, mio signore. Niente male, per davvero. Non mentivi sulla sua purezza. E riguardo alla sicurezza, se dovessero fermarmi per strada, che garanzia ho che non verrà requisito come proprietà della Repubblica? Questi cristalli oramai non sono più proprietà della Repubblica. Non li stai comprando da noi. Li stai comprando da loro. E non abbiamo più giurisdizione di quanta ne abbia tu, mio signore. Ma abbiamo delle navi e li consegneremo volentieri in un porto a tua scelta, visto che ora il prezzo è stato pagato. Dei realisti, eh? Come mai vi trovate qui? Beh, per la nostra parte della benedizione della Zanna di Drago. Le nostre nazioni sono alleate, quindi abbiamo diritto a parte dei frutti che derivano dal cristallo madre. E visto che siamo così buoni amici, vogliamo aumentare tale porzione e condividere i profitti. Ora che questi cristalli sono ufficialmente proprietà del regno di Walud, abbiamo il dovere di non interferire, a prescindere dalla loro destinazione finale. Hai sentito tutto? Questi sono in combutta! Sembra proprio sia così. Mio signore! Che significa tutto questo? Maledetti doppiogiochisti! Non sono qui per fare affari!
Forza! Uccideteli! È ancora finita, zio! Bene! Mi sto solo riscaldando! Vai! Non è andata male. Che ne dici della mia recita? Ho fatto spesso il cattivo a teatro. Penso proprio di essermela cavata alquanto bene. Non credi? Barba grigia, sei stato davvero grande. La scena di battaglia è stata elettrizzante. Peccato che il pubblico fosse un po' limitato, ma forse è meglio così, dopo tutto. Da quanto ci guardavi? Abbastanza da assistere al sordido accordo che tuo zio ha messo in piedi. Non mi aspettavo che un uomo così rispettabile potesse abbassarsi a tal punto. Comprare la totale fiducia di quei brutti degenerati. Davvero ingegnoso. Erano questi i tuoi problemi. Uomini della roccia che rubano cristalli del popolo e cospirano con i realisti. Beh, ora è finita. Sì, infatti. Gli uomini di Kupka non potevano essere fermati né dalla gente di Dalimil né da un esercito straniero. Finché non vi siete presentati qui voi due. Beh, faremo meglio a riportare i cristalli in città. Mi aspettate mentre recupero un carro, vero? A proposito, non ti ho ancora chiesto come ti chiami. Clive. Quindi Sid II è un Clive? Immagino potesse andare peggio. Beh, Clive, hai rispettato la tua parte dell'accordo. Dovrò fare lo stesso. Farvi passare oltre il cancello sud, giusto? In realtà mi avete aiutato anche in questo. Perché molte guardie sono state riassegnate per indagare sul problema dei loro compagni dispersi. E quelle rimaste le ho incoraggiate a guardare dall'altra parte in caso provaste a passare. Grazie infinite. E permettimi di coprire i costi che hai sostenuto. Hai ancora il borsello che avevo dato ai soldati, vero? Ti ho visto recuperarlo da un cadavere. Oh, cavolo. È stato così evidente. E non chiamarmi Barba Grigia. Chiamami Lord Byron Rosville, grazie. No, grazie a te per tutto quanto. Barba Grigia. In nome di... Tieni, mettitela. Tutti i miei amici che la vedranno saranno anche amici tuoi. Grazie, Lubor. E ti prego, sentiti libero di inviare uno dei miei Stolas ai tuoi uomini.
Di loro che Rusena Dalimil è di nuovo in affari con Sid. Oh mia Lostelan, tu Isaggerif. Mi fido di te, Sid. O dovrei dire Clive. Quindi fai in modo di non deludermi. Devo mantenere la mia reputazione. Bene. Buon viaggio verso sud, allora. Grazie. Figurati. Il piacere è stato mio. Forza, zio. Andiamo. Forgiato nemmeno un Forse Mastro Lubor si sta divertendo alle mie spalle. Io non lo escluderei. Nemmeno io. Oh, aspetta. Sei Clive? Scusami, stavo pensando ad altro. Sono Sava, l'apprendista meno capace di Mastro Lubor. E se non supero questo test sarò un ex apprendista. Forse non sono tagliato per questo. La gente compra più armi di quanto il bacio dell'Erika riesca a forgiare e io non riesco nemmeno a fare delle stoviglie decenti. Mi ha chiesto di fare un coltello trinciante, uno che incarni lo spirito di Dalimil. Qualsiasi cosa significhi. Immagino che tu non abbia idea di cosa intenda, vero? No, temo di no. Non importa. Ci ho provato. L'alternativa è fare i bagagli. Posso darti una mano, se vuoi. So quanto ci sia da fare al bacio dell'Erika. E che a Lubor serve tutto l'aiuto possibile. Sarei sciocco a rifiutare. Allora, da dove iniziamo? Ottima domanda. In verità, non ho mai fatto coltelli di nessun tipo. E poi c'è questo piccolo enigma da tenere a mente. Lo spirito di Dalimil. Niente è mai semplice con quell'uomo. Secondo me c'è solo un modo per risolvere il rompicapo di Lubor. Ci servono informazioni. Più sono, meglio è. Hai ragione. Non ha senso brancolare nel buio, in effetti. Ora, con chi parliamo prima? C'è un sacco di gente che a Dalimil usa coltelli per lavorare. C'è il macellaio, ovviamente, e chissà quanti cuochi. Sapranno di certo qualcosa sui ferri del loro mestiere. Bene. Direi che abbiamo un piano. Ci mettiamo al lavoro. Parlerò con ogni cuoco che incontro. Tu parla con il macellaio e chiunque ti venga in mente. D'accordo. Buona fortuna. Speriamo che qualcuno dica qualcosa di utile. Tipico di Lubor, trasformare una semplice prova in un enigma. Diamoci da fare. È vero quello che si dice? I miei tappeti decorano... Sì, passivo. Sono piuttosto... soffice come se fosse sì. Tutto ciò per cui ho lottato. Tutti gli anni di fatica. Tutti i soldi che ho guadagnato sono in questo posto. Tutto bene? Le terme sono chiuse. Lasciami stare. Ma ripensandoci, forse fai proprio al caso mio. I tuoi servizi sono a disposizione? Dipende dal lavoro. Dovresti salvare la mia attività. Le terme, l'acqua è diventata bollente. Non basterebbero tutti i cristalli di Dalimil a raffreddarla.
Sono certo che tutti i mali arrivino dalla fonte dell'acqua. Ma non posso andare a indagare, o i clienti penseranno che abbia abbandonato questo posto. Sono legato mani e piedi a queste terme. Ti prego, vai alle terrazze di Dosnov, dimmi cosa trovi lì. D'accordo, darò un'occhiata. Fantastico, non sono lontane. Esci dal mercato tramite il cancello a sud, l'odore di zolfo ti guiderà fino alla meta. Solo le terme mi salvano da una fine ignobile in una prigione per debitori. Rischio il mio sostentamento, la mia vita. Lanterne da... Hanno aperto il cancello! Lubor è stato di parola. Gatti d'argento! Proprio come quelli che usano a castello! Tutto fatto con le ceramiche più resistenti! Non si... Pane fresco appena sfornato. Benvenuto! Cosa posso fare per te? Una domanda, se non ti dispiace. Quali sono le caratteristiche di un buon coltello? Sei un fabbro o che altro? La seconda, direi. Va bene, coltelli, dici? Per prima cosa, deve mantenere il filo. Tanti coltelli se la cavano bene con il grasso, ma i legamenti fanno a pezzi l'acciaio scadente. Dammi una lama che possa attraversare tutto quello che mi ritrovo sul tagliere e sarò una donna felice. Un coltello che resta affilato, eh? Giusto. Le erbe e le spezie più fragranti dalle distese dei giardini e oltre. Piatti a Tagami! Che c'è? Non sono in vena di chiacchiere. Scusa, posso chiederti che mestiere fai? Cacciatore, perché? Ho una domanda. Sai dirmi cosa serve per un buon coltello trincente? Di sicuro tu ne userai uno quando vai a caccia. Deve essere molto resistente. Quando sto cacciando non posso avere un coltello con una lama fragile. Se il coltello si rompe ogni volta che lo usi, spenderai soldi per ripararlo e viviamo già tempi abbastanza duri. Grazie. Non ti trattengo oltre. Dritto al punto, eh? Uno che la pensa come me. Quindi, un coltello trinciante deve essere resistente e affilato. Che rivelazione. Speriamo che Sava abbia avuto più fortuna. Incensi profumati! Candele di... Basta guardare i dettagli! Tutto fatto con le ceramiche più resistenti! Pane fresco appena sfornato. Sarebbe un... I tessuti migliori! Novità da... Allora? Com'è andata? Hai scoperto qualcosa o mi conviene cercare un nuovo lavoro? Solo che una lama deve essere longeva e sempre affilata. Ma non vedo cosa c'entri con lo spirito di Dalimil. Nemmeno io ho avuto molta fortuna. Il cuoco ha detto solo che i suoi coltelli devono essere leggeri. Quelli pesanti gli affaticano la spalla. Quindi siamo tornati al punto di partenza. Forse Lubor non voleva dire niente con quella frase su Dalimil. Ma non può essere. Ho conversato troppo con lui per dimenticare quanto sia oculato con le parole. No, ci sarà qualcosa che ci sfugge. Qualcosa che abbiamo sotto il naso, probabilmente. Avrai anche ragione, ma a breve devo pur cominciare. Non posso rimandare per sempre. Concordo. Lubor non gradirebbe molto. Allora, io ho imparato a lavorare il ferro.
roba scadente, chiaro, ma diventa resistente se non si martella troppo e si può affilare con un po' di impegno. Il fatto è che o è resistente o è leggero, il che significa che qualcuno rimarrà deluso. Mastro Lubor, probabilmente. C'è nessuno a cui puoi rivolgerti? Qualcuno che conosca il metallo, magari. Gli altri apprendisti non sono così ingenui da aiutarmi nella prova. Ma forse qualcuno a cui chiedere c'è. Una mercante, molto apprezzata da Lubor, che vende metalli agli artigiani che passano dal Belcroi. Scommetto che lei ne sa qualcosa. Fortuna o devo aiutarti a fare i bagagli? Beh, ho chiesto a lei, ma... Diglielo tu. Se hai intenzione di fare un coltello che colpisca un mastro come Lubor, esistono delle opzioni, ma non sono fattibili. I coltelli di adamantite leggeri verranno tramandati di generazione in generazione e non avranno quasi mai bisogno della cote. Ma l'adamantite si trova solo a Cineria e non è economica. E io non sono in grado di lavorarla. Solo a Cineria. Esistono materiali che si trovano solo a Dalimil. Uno che si possa combinare con il ferro e rendere più leggero. Dove vuoi arrivare? Hai detto che Lubor ti ha insegnato a lavorare il ferro. Quindi vorrà che usi quello. Ma sapeva già che sarebbe stato troppo pesante o troppo fragile per un coltello trincente. Forse quando ha parlato di Dalimil non era un indovinello, ma un consiglio. Se stai usando metallo scadente, c'è sempre il calcare a disposizione. I primi coloni vennero a Dalimil per i giacimenti minerari. E se sai come fare, può essere fuso nella fornace per rimuovere le impurità del ferro di bassa qualità. Accidenti! Parlava di questo! Immagino che tu non sappia come fare, vero? Non è certo la mia specialità, ma ho visto abbastanza fabbri e conosco il metodo. Allora devo assolutamente imparare. Clive, io odio chiedertelo dopo tutto quello che hai fatto per me, ma... Il calcare? Va bene. Ormai non posso abbandonarti. E comunque... voglio scoprire se è la risposta all'indovinello di Lubor. Non so come ringraziarti, Clive. Alle terrazze troverai tutto il calcare che desideri. In pratica, è il materiale di cui è fatto quel posto. Allora ci vediamo più tardi alla forgia. Molto bene. A tra poco. E lo polverizzi o lo butti... nella fornace e basta?